Ciascuno è re. S'alza la mattina il contadino e reca le sue spoglie alla sua terra. Pensa di dover per prima arare e poi la semina presto praticare. Fra qualche mese è tutto quasi pronto. Sicuro già si sente nel pensiero, ma al tempo presto conto deve dare per vedere il suo raccolto preparare. È ora che si alzi pure il fabbro e la bottega d'arte vi raggiunge con il martello petulante, batte e l'incudine riceve le sue botte. L'arroventato ferro si modella e con uno sguardo apprezza l'operato, consegna le sue fatte all'altra parte, che non apprezza certo con rispetto. Già si trova dentro la bottega, il falegname amante del suo legno. Con ammirazione pensa compiacente il modo di creare la sua arte. Taglia prima il tronco e poi lo sega, e fortemente, con la carta liscia. Presto da terra verso l'alto si alza, dei trucioli l'odore che la pialla liscia. Spera di vedere ultimato presto l'operato fatto con pazienza. Anche se il lavoro gli riesce, non vede acclamazioni d'altra parte. Con la penna in mano il professore raggiunge i suoi scolari impertinenti. In fretta crescerli vorrebbe e acculturati, ma deve andare avanti con pazienza, convinto dentro sé di aver fatto tutto. Prosegue la sua strada sempre avanti. Elogi lui vorrebbe e gran profitti, ma molte volte giungono scompensi. Stanco rientra a casa poi la sera e butta a destra e a manca la sua roba. Presto il caminetto vi si accosta e il fuoco ardente pensieroso guarda. Tutti sono contenti a questo mondo e fuori non contenti mai nessuno. Allora lui pensò tra sé e sé, soltanto in casa sua ciascuno è re.